Buonasera e benvenuti al nuovo appuntamento con Di Sport in Sport, la trasmissione sportiva di Tele Sardegna che si occupa di settori giovanili, e oggi parleremo di calcio in un momento sicuramente non semplice anche alla luce del risultato della nazionale italiana per quello che è il calcio giovanile in Italia, ma soprattutto, e di questo parleremo, in Sardegna. E lo facciamo con Gianfranco Moro che, oltre che essere un ex calciatore, è uno dei direttori sportivi ufficiali presenti sul territorio sardo. Gianfranco, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Allora, da direttore sportivo, come vedi il momento del calcio in Sardegna in generale? Poi approfondiremo sui settori giovanili. La domanda è complessa, nel senso che il momento non è dei più positivi, anche visti gli ultimi risultati della nazionale. Veniamo anche da un periodo di lockdown calcistico dovuto al Covid, quindi alla fin fine le società, molte hanno mollato, molte hanno disinvestito, gli sponsor si sono allontanati dal calcio, quindi sai benissimo che oggi senza lo sponsor, senza i denari non si può fare niente. Quindi è un momento di grande riflessione, secondo me, e bisogna tornare, come si dice da sempre, al settore giovanile, però ci vuole veramente coraggio, perché bisogna soffrire per qualche anno, ma per poi raccogliere dopo aver seminato bene. Io mi auguro che questa sia la volta buona, che il calcio, tutto il calcio italiano, decida veramente cosa si vuole fare, perché è un movimento, non dico che sta sparendo, ma che ha perso numeri importanti in tutti questi anni. Ecco, prima di addentrarci proprio nel discorso dei settori giovanili in Sardegna, hai toccato l'argomento sponsor, perché poi ormai oggi tutto gira intorno al rapporto economico per le società. Se non si trovano sponsor sembra essere difficile poter fare calcio. Ma manca la progettualità? Sicuramente sì, manca la progettualità, perché oggi per trovare gli sponsor bisogna coinvolgere gli sponsor, invece ultimamente si cerca sempre un aiuto economico ma non si offre nulla in cambio. Quindi se c'è una progettualità, a quel punto gli sponsor sono anche bene propensi a dare una mano alle società sportive. È chiaro che ci vuole una società seria, dirigenti importanti, un progetto che vada oltre il risultato, che vada anche a valorizzare il territorio, a valorizzare le persone, vado a valorizzare anche gli elementi locali. Purtroppo io non è che voglio mettere il dito nella piaga, ma quando io ero direttore sportivo alla Norvegia Calcio erano più i giocatori stranieri extracomunitari che venivano proposti piuttosto che i giocatori italiani e sardi. Questo, insomma, con tutto rispetto, va benissimo, fa crescere, ma bisogna sempre limitarlo. Ecco, per quanto riguarda la Sardegna, siamo un'isola, quindi ci sono difficoltà ancora superiori. Nelle nostre interviste con i tecnici e non solo di calcio, questo è stato evidenziato, perché attraversare il mare diventa anche economicamente pesante. E allora c'è qualche progetto, qualche idea che bisogna sviluppare di più per far crescere questo movimento in Sardegna? No, l'idea è sicuramente di affiancare le società sportive di puro settore giovanile. È chiaro che oggi, io lo dico da tanto tempo, quando io facevo calcio da ragazzo non ho mai pagato, quindi forse le situazioni erano diverse. Oggi per una famiglia, per far fare dello sport in generale al proprio figlio, deve pagare, ma non solo deve pagare, deve anche accompagnarlo, deve fargli dirigente. Quindi se mancano queste cose, purtroppo le società sportive vengono a mancare. È chiaro che a volte bisogna definire bene i ruoli, perché a volte si mischiano le cose, è un termine un pochettino brutto, tra dirigenti, genitori, e quindi queste cose alla fine sfuggono di mano. Bisogna sicuramente collaborare, cercare di aiutare le squadre, il settore giovanile, a fare questa attività, per poi dare a tutti i ragazzi la possibilità, chi merita, di andare avanti. Oggi si lavora quasi esclusivamente per un premio preparazione a scadenza, che è giusto riconoscerlo, ma è giusto riconoscerlo una volta che il ragazzo magari merita di giocare, non a prescindere da tutti. Quindi è questo che bisogna trovare la soluzione. È chiaro che è un gatto che si muove la coda, perché se mancano i primi di preparazione, forse mancano il sostentamento alle società sportive, e allo stesso tempo le società di eccellenza, di serie D, che magari vorrebbero portare dei ragazzi all'interno della propria società,
non possono anticipare tutti questi soldi per avere dei giocatori non ancora pronti, quindi bisogna trovare un giusto equilibrio, è sicuramente lì che bisogna puntare, perché solo da lì che noi ripartiamo, altrimenti il calcio purtroppo anche qui in Sardegna, non dico che sia destinato a finire, ma a certi livelli sicuramente ci metterà parecchio tempo prima di riprendersi. Ecco, hai detto quando ero giovane, hai giocato da giovanissimo, perché allora, ma credo anche oggi, cioè se il giovane meritava, giocava. Oggi c'è questa regola dei fuoriquota, 4 in Serie D, 2 in Eccellenza, 2 in Promozione, che è nata probabilmente per valorizzare i settori giovanili, ma che invece secondo me, ma anche secondo tanti altri, ha avuto esattamente l'effetto contrario. Allora, sicuramente questa è una delle regole peggiori che sono state messe nel mondo del calcio, perché sono regole che sono state messe per valorizzare i settori giovanili di altri, di altre società che magari non avevano spazio per i giocatori meno bravi e dovevano riempire le altre società. Allora, questa è una regola che non esiste, perché lo sport in modo particolare esiste la meritocrazia. Se uno è giovane e bravo deve giocare. Non esiste il fatto che magari il giovane può giocare. E le regole comunque, le regole portano sempre del danno quando devi valutare la meritocrazia. Quindi per me questa regola va eliminata completamente. Al massimo si può inserire una regola dove tu devi obbligare la società di un certo livello a crearsi il suo settore giovanile. Questo sì. Ma senza escamotage, proprio devi dare la possibilità di far lavorare con degli incentivi, con delle regole che in questo momento non so quali possano essere, ma è chiaro che basta creare un tavolo di lavoro e si trovano delle soluzioni, ma sicuramente la regola dei fuoriquota è una delle regole più sbagliate che hanno messo in questo mondo. Un altro delle critiche che si fanno ai settori giovanili è quella dei tecnici. Non sempre sono preparati e seppure sono preparati pensano più al risultato che alla crescita dei giovani. È ancora così? Purtroppo è così, perché a volte si allena per una gloria personale, non per portare avanti un progetto di squadra. È chiaro che l'allenatore quando lavora vuole vedere i risultati, ma i risultati non devono essere per forza risultati di vittoria, di sconfitta, ma sarà anche un risultato di crescita, del movimento, anche di un messaggio che dai ai ragazzi. L'allenatore deve cercare, deve anche purtroppo soffrire insieme ai ragazzi. E beh, a tutti quanti piaceva allenare in Champions League, però è chiaro che ci sono anche altre categorie. Ricordo a tutti questi allenatori che ambiscono ad allenare queste categorie che senza il settore giovanile, senza i dilettanti, non esisterebbero neanche i professionisti. Quindi per forza di cose devono esistere i dilettanti. E nei dilettanti bisogna mandare anche allenatori bravi, in modo che così è chiaro che c'è una percentuale di giocatori che potranno arrivare nel professionismo, ma quello che conta non è tanto dove arrivi, ma il percorso che tu fai, è il percorso che deve essere positivo per il ragazzo. Poi i risultati te lo daranno i genitori, te lo daranno i ragazzi in seguito, quando ti cercheranno, anche quando magari faranno altro e non faranno calcio. È chiaro che non tutti faranno i professionisti, anzi, perché è normale che sia così, però a volte dobbiamo anche capirlo. Molti allenatori non lo vogliono capire, magari pensano solamente a far bella figura loro e vedere dove la sua squadra è arrivata a fine campionato, cioè nella parte alta, nella parte bassa della classifica. Un'altra critica, e qui entriamo proprio nel tuo campo specifico, è quello rivolto ai direttori sportivi, che dovrebbero scegliere gli allenatori, i giocatori, la creazione di un settore giovanile, ma che troppo spesso si dice si legano ai procuratori, e questo non giova alle società. Certo, anche lì sicuramente c'è un andazzo non bellissimo. Oggi ci si improvvisa tutti, dal dirigente al direttore sportivo, all'allenatore. Allora, il direttore sportivo, con tutto rispetto, deve fare anche una scuola, deve avere anche dei requisiti. Cioè, tu non puoi diventare direttore sportivo così perché qualcuno ti ha dato il titolo, devi arrivare. Cioè, la laurea non arriva se uno non studia. È la stessa cosa il direttore sportivo, come l'allenatore, il professionista, come il preparatore atletico. È chiaro che a volte la gente è convinta di spendere per portare dentro un professionista e a quel punto preferisce magari farselo in casa, non capendo i danni che puoi fare nel movimento. Poi arrivano i procuratori che magari
con uno poco avvezzo del mestiere riesce a propinargli anche giocatori che magari gli fanno vedere il video, che è successo anche a noi della Norese, gli fanno vedere il video, poi quando arriva il giocatore è un altro giocatore, quindi insomma se uno è del mestiere e ha le conoscenze per informarsi sicuramente queste cose non succedono. Purtroppo, guarda, come tutte le cose, il calcio ultimamente, non voglio dire una parola pesante, ma è in mano alle persone che forse ne vogliono fare un uso sbagliato, non quello che è sicuramente sociale, perché prima di tutto deve avere un compito sociale, lo sport e soprattutto il calcio. Gli interessi ci sono, vanno bene anche gli interessi, ma con i tempi e i modi giusti. Ecco, come si può creare un settore giovanile all'interno di una realtà come quella sarda? Cioè, che cosa serve perché le società sarde sappiano lavorare con i giovani? Non è facile. Serve sicuramente professionalità e sicuramente servono anche meno società sportive a questo punto, perché bisogna anche fare squadra. Ci sono tanti paesi che secondo me possono unirsi in un'unica squadra invece di fare 5-6 mini società dove sono in 7-8 che si allenano. Non è facile, quello che dico è difficile, però sicuramente bisogna investire sulle realtà serie, okay? E dare una mano alle realtà serie. E qui un grosso compito ce l'ha anche il Cagliari in questo momento, che è l'unica società professionista che abbiamo in Sardegna, con l'Olbia, che diciamo che è la stessa identica cosa, deve puntare su alcune squadre di società giovanili in Sardegna che hanno sempre lavorato bene e su quelle bisogna partire. Poi chiaro, potranno nascere anche delle altre, ma la cosa importante è che si faccia, i numeri sono bassissimi, quindi dobbiamo farne sicuramente di meno, ma più professionali. Come è cambiato il calcio da quando tu hai iniziato a giocare e hai giocato a ottimi livelli a oggi? Perché tutti dicono che sono cambiati i giovani, sono cambiati i ragazzi, sono cambiati i giocatori, ma è vero o è cambiato proprio il calcio? Secondo me sono vere due le cose, insomma, è cambiato il calcio ma sono cambiati anche i giovani, perché i giovani forse oggi hanno molte più cose da fare, hanno meno tempo per arrivare, hanno poca pazienza, alla prima difficoltà, a generalità che vanno via, questa è una cosa. L'altra cosa è sicuramente quello che abbiamo detto prima, le regole dei fuoriquota, quindi un ragazzo sa di giocare e quindi si allena poco, non si impegna, non si lotta al posto in squadra, quindi sa che arriva, quindi non c'è una crescita, i numeri sono risicati, quindi magari sono in due o tre per due posti, quindi alla fin fine anche se non mi alleno giocherò sempre, quindi queste cose non aiutano ad amare lo sport, perché ci vuole passione. Secondo me la cosa che manca rispetto a qualche anno fa è la passione, perché la passione, io oggi ho 55 anni, ma se tu mi chiami e mi dici andiamo a giocare a calcetto, a calcio stasera, se io prendo la borsa e vengo a giocare a calcio, questa è la passione. Non so quanti ragazzi oggi hanno voglia di farlo, hanno voglia di soffrire, questa è una cosa che noto. Poi è chiaro che il calcio è cambiato il livello, sicuramente è facile dire ai miei tempi il livello era più alto, più basso, io non entro in questi discorsi da bar. Sicuramente c'erano più squadre, quindi molte più possibilità di giocare, ma se eri bravo potevi crescere. Oggi ci sono poche squadre, quindi il ragazzo, alla fin fine sono tanti ragazzi, ci sono poche squadre, se uno non gioca prende i piedi, la prima cosa da fare è cambia attività, è cambia sport o fa altre cose, quindi non c'è più la sofferenza che c'era prima. Forse è anche giusto che sia così, però forse la passione è completamente diversa da quella che avevamo noi prima.
Hai giocato, hai fatto l'allenatore, sei un direttore sportivo. Quanto è importante a livello di settore giovanile l'insegnamento dei fondamentali? Allora, io sono uno di quelli che sostiene che per allenare i ragazzi deve aver giocato a calcio, ma non perché è una regola fondamentale, perché comunque, come dicevi prima tu gli insegni il fondamentale. Il fondamentale al ragazzo glielo devi far vedere. Se tu non lo sai fare, come puoi pensare che lui lo impari? Quindi, poi magari a livelli importanti non è detto che nascono altre cose, c'è il manager, c'è la gestione, ci sono tante situazioni dove magari uno che non ha fatto calcio a grossi livelli può fare allenatore, è importante. Però nel settore giovanile è fondamentale avere vissuto uno spogliatoio di calcio per insegnare al ragazzo come si sta in una squadra, come si sta in uno spogliatoio, come si fa una borsa da calcio. Perché io dicevo, quando allenavo, guarda, io da come tu apri la borsa e come c'hai le scarpette riesco a capire che giocatore sei, che sembra presunzione ma è un dato di fatto, perché da lì capisci tante cose. Ma se non l'hai mai fatto non puoi arrivarci. Questa è la cosa che è di fondamentale importanza. È come, per esempio, io manderei ad arbitrare le partite del settore giovanile a ex calciatori, capito? Cioè, nel senso che, perché insegnano al ragazzino anche le regole, mentre oggi mandano dei ragazzini ad arbitrare, purtroppo ancora acerbi, magari non sono ancora pronti, e quindi anche quello potrebbe essere dannoso, non tanto per i ragazzini, per i genitori che stanno fuori, perché i ragazzini magari se ne fregano altamente. Però per me sarebbe una regola bellissima mandare gli ex calciatori ad arbitrare le squadre del settore giovanile. Per me questo potrebbe essere molto molto importante. Un'altra delle cose che si è evidenziato nel corso delle stagioni della nostra trasmissione sportiva è quella della società, perché poi tutto ruota intorno alla società, e allora anche nella costruzione di una società non ci si può improvvisare. Assolutamente no, è quello che oggi non si può improvvisare niente, tantomeno essere dirigenti, tantomeno essere allenatori o direttori sportivi. Quindi la società, secondo me, ha bisogno, la società forte, la squadra forte ha bisogno di una società forte. Le due cose vanno di pari passo. Oggi purtroppo è un argomento un pochino tralasciato, si cerca magari di fare esperienza sul campo, però purtroppo esperienza sul campo, quando c'è l'agonismo, siamo nei risultati. L'esperienza è vero che ti aiuta, ma ti aiuta dopo. Tu i risultati li devi avere adesso, quindi se tu non sei preparato rischi di fare un flop. Un calcio che è migliorato dal punto di vista degli impianti, possiamo dire, nel corso degli anni. Oggi ci sono numerosissimi impianti in erba sintetica, mentre prima si giocava fondamentalmente in terra battuta. Al miglioramento di questi impianti però non è seguito un miglioramento dell'attività, proprio perché i numeri, e poi i numeri raramente mentono, sono diminuiti. È quello che dicevi prima, i giovani di oggi hanno altre ricerche, hanno altre prospettive, ci sono tanti sport che li possono catturare tra virgolette, e il calcio, pur essendo il primo sport in Italia, ogni tanto fa fatica. Certo, ma secondo me come dicevamo prima, il mondo del calcio è cambiato, ma è cambiata anche la comunicazione, ma è cambiato anche l'approccio con i giovani. Quindi se le società sportive non si adeguano al nuovo mondo dei ragazzi, è chiaro che i ragazzi non arrivano. Ci sono altri modi per portare i ragazzi, sono i social, ci sono altre situazioni. Cioè bisogna, se noi continuiamo a fare sempre le stesse cose e speriamo che le cose cambino, siamo dei folli. Cioè, se tu vuoi che le cose cambino, devi cambiare anche tu. Quindi, secondo me, questo è il mio modesto parere, le società sportive, io parlo anche del territorio nuorese, continuano a fare sempre le stesse cose e non cambieranno mai, quindi le cose rimarranno sempre così. Non è una critica, cioè è un campanello d'allarme. Signori, qua o cambiamo qualcosa, sono qui, c'è lo spopolamento totale dei ragazzi. Io non conosco i numeri oggi, ma penso che rispetto a 10 anni fa, i numeri delle società sportive nuorese hanno la metà dei ragazzi. Io sono pronto a scommetterci. Quindi là dobbiamo fare una domanda: è vero che i ragazzi sono cambiati, tutto quello che vogliamo, ma noi cosa abbiamo fatto perché le cose migliorassero? Secondo me quasi niente. Siamo in una settimana, poco meno, dalla debacle della nazionale italiana. I giornali si sono riempiti di pagine, le televisioni, le radio, per invocare
i giovani, il rilancio dei giovani. Un settore, si parla oggi di settore giovanile come non si è parlato magari negli ultimi 2 o 3 anni, oltretutto dopo la vittoria degli europei nessuno ha parlato di settori giovanili. Oggi si invoca il ritorno ai settori giovanili, ma non è una cosa semplice perché si sono persi degli anni. Sì, anche perché il settore giovanile, cioè non è che tu lo investi oggi e raccogli domani mattina, il settore giovanile si raccoglie negli anni. La nazionale, la debacle nazionale è lampante, la crisi del calcio anche italiano, anche se venivamo da un campionato europeo bellissimo, giocato benissimo, però ha mascherato un po' le nostre difficoltà. Io direi una assurdità, è chiaro che ci sono troppi oriundi, e meno male che ci sono, perché se no rischiamo di non arrivare anche a fare una squadra decente. Io direi dico una cosa che sembra assurda, ma bisogna mettere il limite agli stranieri nel campionato italiano. So che è una cosa folle, perché se tu fai una cosa del genere, automaticamente le società italiane sono un gradino sotto le altre società per la Champions League, per le altre coppe europee. È chiaro che questa è una regola che va messa un po' dappertutto, perché purtroppo è vero che con gli stranieri nel campionato italiano il livello tecnico sale, però purtroppo toglie lo spazio a tutti i giocatori italiani. E questo, quindi a questo punto ne risente la nazionale, cioè, perché alla fin fine se tu vai a vedere arriviamo a 11 con giocatori naturalizzati italiani, questo è un problema. Quindi questa non è un problema di oggi, è un problema di qualche anno fa. È chiaro che nessuno, forse perché gli interessi economici sono talmente importanti, e non hanno voglia di intervenire. Torniamo un attimo in Sardegna prima di chiudere questa nostra chiacchierata, ma è veramente difficile fare sport in Sardegna? Guarda, diciamo che io parlo anche del territorio nuorese. Tu prima hai detto che sono migliaia di impianti sportivi. Io ancora oggi a Nuoro non abbiamo un campo in erba sintetica, quindi siamo del 2022. Questa è un'eccezione in Sardegna, effettivamente. Cioè, quindi queste sono le difficoltà per fare calcio in Sardegna, oltre al fatto che comunque noi abbiamo l'handicap di dover prendere un aereo, una nave per poter andare a confrontarsi con gli altri. Cioè, quindi diciamo che noi abbiamo bisogno di confrontarci di più con il resto dell'Italia per far crescere il nostro livello tecnico. È chiaro che dobbiamo crescere con le strutture sportive. Diciamo che noi a Nuoro veramente è incredibile, cioè c'erano più campi sportivi, lo dico da tanto tempo, quando ero ragazzo io, che oggi. È vergognoso questo, cioè è una cosa che non può esistere. È vero, adesso arriverà il campo in erba sintetica, ma ci abbiamo messo quanto? Io ho visto quest'anno 3-4 partite di prima categoria. Sono andato in Ogliastra, tutti i campi fantastici, cioè l'Ogliastra rispetto a noi c'era 10-0, e loro sono più bravi di noi, sono più intelligenti di noi, non lo so, qualcosa più di noi ce l'hanno sicuramente. È che noi forse magari per noi lo sport in provincia di Nuoro in questo momento forse non è prioritario, e quindi si pensa ad altre cose, dimenticando che invece lo sport è fondamentale per la questione sociale. In conclusione, c'è una medicina per salvare il settore giovanile del calcio in Sardegna? Certo che c'è, bisogna avere pazienza e investire e non abbattere alle prime delusioni. Bisogna fare un progetto e portarlo avanti senza guardare i risultati, senza ascoltare quello che dicono da fuori. Tu fai un progetto e lo porti avanti. Raccogliere dopo 3-4 anni, ma sicuramente raccogli, questo devi fare. Non devi farti influenzare da campanelli esterni che ti dicono che cosa stai facendo, dobbiamo vincere, qua non esiste. Bisogna avere un progetto serio. I progetti portano sempre i risultati.
Abbiamo così concluso questa nostra chiacchierata con Gianfranco Moro, direttore sportivo, che ringraziamo della sua partecipazione. Ringraziamo anche voi per averci seguito fino in fondo. L'appuntamento sempre con Disporti Sport e sempre su Telesardegna il mercoledì alle 19. Buona serata.